che tieni chiaro con la madonna? Oh, giri la faccia da quella parte, per carità. Madonna. Mi ha fuso la parrucca col cranio. Mamma mia, signora. Dove sono le pantofole? Mi faccia appoggiare i piedi. Signora, sul piede, sanno qua le pantofole? Sono scalza. Aspetta, gliele prendo. Grazie, dottore. Chiara, polla madenata, mangiassai alla madenata. Aspettate, per carità, non parlate, credo di avere capito. Ha capito? Sì, penso ma che... Ma come ha fatto a capire? È che io ci ho portato per le lingue, avete capito? Credo che le abbia mangiate di mattina a colazione, vero? No, no, mezza una mattinata. Ah, a mezza, uno spuntino alle 10. Niente. Le iene sono buone. Erano ridens. Pulisci due spuntinari di porco. Anche il porco si è mangiato. Le pulci della spuntatura. Le pulci del porco, si sa che il porco è. Iene, ma un'antichia. Ah, con le lenticchie la morte sua. Aliberti. Se sono inghiazzolato da proprio, da ricopito. No. Non avere questo tipo di. Alicopito allo stomaco e si inghiazzolato. Credo di aver capito che ha fatto un'indigestione. Sì, e come va? Un'alimentazione così leggera, chissà come. Ti sei messo un cucchiaino di bicarbonato? Volete per caso un secchio di acido muriatico? Non lo so. No, un'idea. Ma vuoi una bella magnesia smisurata? Smisurata, non è ma una bella cosa, Carmelo, vieni qua. Siediti e vedrai che ti passa. Siediti. Prego. No, la sedia? Coscia. No, è freddo. Sì, non cuoce. Non cuoce. La vuole cotta, cuocetegliela. No, ma si mette sullo stomaco, è indigesta. Coscia. Dunque, Carmelo, noi questa qua, noi esseri umani, diciamo... Sì, noi terrestri. Ecco, grandi e piccini. Ecco. Questa cosa qua... La chiamare sedia. Oh, sacchete. Loro la chiamano sacchete. Si assacce che dici. No, Carmelo. Chiudo la fornace. Se sapessissimo l'ubismo che tengo paradinta lì cusciava. Ahia, ha perso le chiavi. Cercatele, devo dire un attimo una cosa alla signora, chiedo scusa. Signora, per carità, ma chi è questo? Questo è il fratello di mio marito. Questo qua? Sì. Vabbè, ma è uno dei sostituti. Un clones? No, è un originale. Questo è l'originale? Sì. Alibert, si è fissato. Tonno e marica, tata. Il tonno e marica. Figlia, tata, figliata. No, figlia di fiasa, sarebbe figlio maschio e figlia femmina. Ah, ecco. Sorata. Ma queste sono tutte e due femminili. Ma uno è vicino e uno è lontano. Ah, sorda e sorata. Va frugolangiata, va roba canicchiata che lo pugaticchiano da proprietà. Che credo che ha detto che rubate delle piccole proprietà, ma non sono certo. Proprietà inghigliana. Ma proprio inghigliana. Molto piccole, credo. Solissamente. A lui, cioè, però. Alla signora. Solissamente perché non conosciamo gente che ti dia in banca. C'hanno il conto in banca. Roba te mogono, dicono amicano, parlici mogono. Mogono, dicono amicano, parlici mogono. Dicono amicano, parlici mogono. Dicono amiche, ne parli se mo! Questa è una tarantella tipica della zona del signore. Sì. No, che non ce l'ha mai scasificata! Vuole fare un altro gioco. Papone, si chiama la tierra, che 8 anni sì. Sarin dallo lottone, 8 anni! E mica niente ne parogo, se zappava, te zappava! Attenzione, signora, per carità, stia attento con quei piedi! Piano. E poi... Va rimavisce dall'avvocato. Buona serata. No, che buona serata, signora, ha detto che vi vedete dall'avvocato. E dove trovo un avvocato che lo capisce? Che... Com'è possibile? Credo che sia davanti ai soldi. Non esistono parienti che no. Scusi, ci aiuti un po', provi a staccare i denti quando parla. No, non può staccare i denti, è la desinenza che vuole la dentatura stretta, è una lingua bidesinenziale. Cne e cde, sono due desinenti. Pariente cne, sacce cde. Non sapevo. Sim tutto! Cne. No, cne, cne. No. Sim tutto! Cde. Ne mangasce cde, ne cne ne cde. Ne cne ne cde. Sarà un verbo irregolare, che le devo dire. Mamma, è complicatissima sta lingua. Sim tutta fadim da canà.
Questo si capisce con la desinenza. Anche senza, signor. Cattiv! Cattiv! Suzzus! Ah, lui? No, la sempre, non ho capito come... Mettiamo prima le cose al posto. Yeppo! Natavo... Yeppo! Cainate te cainatate. Caino e Abele. Sore te tessorate. Picinelle. Figlie te figliate. Questo è l'Apocalisse, dal quinto libro. Qualunguari si animalagre spartegarme, nugre spartegarme. Qualunguari si animalagre. Dite sì, dite sì. Sì, sì. Conigliarve te liebre te cagamenare se per terra, nugre spartegarme liebre. Da un salazzo capularve te qualunguari si animalagre se te lo sardenave te nugre spartegarme. Che gente proprio, dottore, dica la verità, gente di campagna. Ma quale campagna? Bravo. Non ho capito. Ma lei ci pensa, questa è la famiglia di mio marito. Cosa, questi sono i parenti di mio marito. Capito? Questi sono i famosi cugini di campagna. Chi sono i cugini di campagna?